propone un nuovo restyling, e soprattutto per quanto riguarda la parte giornalistica, perché ricordo sempre che Topolino è un giornale peculiare, unico nel suo genere, che racchiude tra le sue pagine l'esperienza a fumetti, quindi le storie a fumetti con paperi e topi, quelle storiche insomma che ormai accompagnano le generazioni da decenni, ma anche una parte giornalistica che costituisce circa il 30% del giornale. Quindi con questo restyling che è partito ad aprile, abbiamo pensato, proprio parlando intensamente per mesi insieme con il nostro pubblico di riferimento, che sono poi i bambini ma anche gli adulti, però ci siamo concentrati molto sulle esigenze dei bambini, abbiamo pensato che era arrivato il momento di ritararsi soprattutto su di loro, che forse sono i lettori che sono più cambiati proprio nel modo di approcciare le pagine. Topolino, proprio perché è un settimanale, ha una parte giornalistica, deve avere un occhio di riguardo per l'attualità, anche e soprattutto nella parte a fumetti, per cui il disegnatore interpreta attraverso i personaggi, attraverso questi mondi fantastici, anche un po' di ciò che viviamo. E in realtà non esiste un restyling del disegno, perché il disegno evolve già di per sé naturalmente, perché subisce varie influenze e i nostri disegnatori, appunto, anche seguendo quelle che sono le loro passioni del momento o semplicemente la tecnica che vogliono perfezionare, il passaggio per esempio dalla carta e dalla china al digitale, che è già avvenuto per alcuni di loro, ha cambiato anche gli stili, per cui ciò che viene rinnovato e che si richiede normalmente a un giornale che si esprime a fumetti è, nella parte disegno, una parte che avviene naturalmente. Secondo te cos'è che ha colpito, colpisce tuttora di Topolino, tanto da renderlo veramente un brand che resiste nel tempo, no? Allora, ci sono varie componenti, una fra tutte quella che secondo me ha decretato un po' il successo sulla lunga distanza, quindi decennale, è proprio il fatto che questo giornale a fumetti è un settimanale e quindi si è ripresentato per decenni nelle famiglie italiane sempre come un appuntamento, e ciò è un appuntamento di un qualcosa che non è mai invecchiato, perché cresceva con il suo pubblico. Ed è stato possibile anche contare su un passaggio generazionale, cioè Topolino che passa di mano in mano da genitori a figli e addirittura oggi da nonni a nipoti, per cui questo è un po' il segreto, che alla fine poi si ritrova anche nella bellezza e nella forza comunicativa dei personaggi Disney, perché diciamo la grande differenza, nonostante tutta la concorrenza, la fanno ancora loro.